Le immagini che vedete ci arrivano da Sant'Enea e in particolare riguardano lo spettacolare girone B del campionato di seconda categoria con tante squadre accreditate alla vittoria finale. Tra queste ci sono sia la Virtus Collina che lo Spina e infatti la partita che terminerà in parità, ve lo anticipo, non tradisce le attese. Allora c'è subito una al decimo minuto, calcio di punizione per la Virtus Collina. Il tiro del numero 6 Prenni viene sventato da Calzoni con un gran riflesso. È un buon momento per la Virtus Collina che va in area con Gonnellini. Il cross messo al centro, clamorosa opportunità fallita da Lanti davanti al portiere con la palla che si perde sul fondo. Al 34esimo sono ancora i locali a confezionare una bella conclusione sulla quale è bravo Calzoni ad alzare protagonista in questa fase il portiere dello Spina. Al 38esimo ancora a lancio lungo, una mezza incomprensione da parte della difesa favorisce Giannelli, ma la sua conclusione viene parata dal portiere. Al 46esimo sono ancora i padroni di casa, pericolosi, si fa per dire, bello soprattutto il gesto tecnico da parte di Manga con il pallone, era Cocone prima e non Giannelli. Manga pericoloso con questa sforbiciata e la palla se ne va fuori. Tanto gioco, ma i gol arrivano tutti nella ripresa. Azione da parte dello Spina, il colpo di testa, la respinta del portiere. C'è Lanti davanti alla porta per il vantaggio. Eccolo qua, l'esultanza del numero 9. Virtus Collina 0, Spina 1. Al 14esimo, al 17esimo, ancora la squadra che ha una percentuale micidiale di palle gol e di reti segnate con Pier Giovanni segna il 2-0. Si scuote la Virtus Collina prima al 19esimo, poi al 32esimo, quando trova un calcio di rigore che viene concesso dal direttore di gara, il signor Passagrilli della sezione di Perugia, per questo fallo di mano all'interno dell'area di rigore. Passagrilli, che era ben appostato, indica il dischetto, va alla conclusione il numero 9 della squadra di Casarossi, il tiro e la palla che si infila in rete, dunque 1-2. Il risultato. L'arbitro però dice che si deve ripetere il calcio di punizione. Allora, non è come Paganini, Rossi, invece lui si ripete e segna dalla stessa parte, anche se con un tiro più basso. Arrivato l'1-2, la Virtus Collina a questo punto ci crede, fa bene, se non altro per le occasioni che aveva messo in piedi nel primo tempo. Allora, guardate il gran destro, forse deviato al 42esimo, la conclusione di Prenni che viene deviata e finisce in rete per il 2-2, quindi in 10 minuti riesce a fare la situazione di parità la squadra di casa. Poi arriva un'espulsione, proprio l'autore del primo gol, Rossi, perde contatto col pallone e l'arbitro Daniele Passagrilli lo manda anzitempo negli spogliatoi. Ma c'è spazio. Al 49esimo, poi scende un po' di nervosismo. Al 49esimo c'è spazio comunque per l'ultima occasione. È Prenni che va a tirare, dando l'illusione, solo l'illusione ottica del gol. Finisce 2-2 tra Virtus Collina e Spina. La partita, il sudore penso che descrivi la partita, no, al di là di tutto, è stata una guerra, bella partita. So poco da dire perché sono abbastanza provato, non ho giocato ma so più sudato. No, primo tempo poche occasioni, primo tempo pari, poi abbiamo fatto l'1-0, siamo riusciti andando più vantaggio, abbiamo fatto il 2-0 e poi hanno trovato il rigore, hanno fatto il 2-1 e noi siamo abbassati tanto, buttano su sti palloni e noi eravamo sempre un po' in difficoltà perché ci sta. E poi hanno trovato il secondo gol su una mischia, con un tiro da fuori, con una deviazione nostra, palla entrata. Però bella partita maschia, calcio poco oggi, più calcioni, però penso che il pubblico si è divertito. La partita, diciamo, è stata battagliata, alla fine penso che il risultato sia giusto, è stata una guerra agonistica sicuramente, non bella dal punto di vista tecnico, però sicuramente molto, agonisticamente molto valida.
Il risultato io ritengo che sia giusto, noi abbiamo avuto occasioni da gol nitide, anche il primo tempo una proprio Rossi si è trovata tu per tu con il portiere, non è riuscita a inquadrare la porta, e diciamo poi il secondo tempo loro su due palle inattive ci hanno messo sotto 2-0, ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine siamo riusciti a ribaltarla, io penso che sia meritato e va bene così, anche perché quando è la fine insomma perdi 2-0 a 20 minuti dalla fine, insomma recuperarla non è facile, non è mai facile, quindi va bene così.